Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Ciao. Stagione 14, episodio 160, mio podcasting. La Pearl Harbor italiana del 2008-2016, Suppression of Enemies Bacteriological Defense. Di questo che andremo a parlare in questo podcast, un altro episodio sulla brutta questione dell'epidemia Covid in Italia. Dunque, cosa vi posso dire? Per espandere il tema di questo podcast, se volete potete cliccare trovando, diciamo, in descrizione il link che vi catapulterà alla mia bloggata del mio radar SBD, Suppression of Enemies Bacteriological Defense, la Pearl Harbor italiana del 2008-2016. Da parecchio tempo che mi rimuginava nella testa, con molta ansia, un pensiero che militarmente si sarebbe legato perfettamente alle offensive batteriologiche subite dagli italiani dal 2020 in avanti. Sto riferendo all'ingiusto ed abominevole attacco sferrato contro la professoressa Capua, che se non fosse stata costretta ad emigrare negli Stati Uniti in un contesto pandemico Covid, la professoressa Capua e il suo team di ricerche in Italia sarebbero stati sicuramente un baluardo prezioso per gli italiani, uno strumento che avrebbe permesso all'Italia di non dipendere totalmente da AstraZeneca, da Pfizer, BioNTech e da Moderna e da Johnson & Johnson. I militari dell'AMI mi capiranno al volo se dico SEAD. I militari dell'esercito italiano mi capiranno al volo se dico fuoco d'artiglieria in soppressione prima di un attacco. I militari della Marina Militare Italiana mi capiranno al volo se dico Pearl Harbor 1941. È rilevante notare che al SEOS non hanno mai visto niente, non si sono mai accorti di niente, non hanno mai udito niente. Non c'è traccia di notizie o comunicazioni pubbliche del SEOS o della Commissione dei Servizi Segreti 2008-2016 che prendesse le parti e le difese della professoressa Capua, rimarcando l'interesse nazionale italiano ad evitare la fuga di cervelli all'estero, dato che c'era già stata la SARS e l'aviaria nel 2003. Anche se la SARS e l'aviaria nel 2003 non divennero pandemia. Questa inedia e silenzio della destra del 2008-2016 nel SEOS si lega logicamente molto bene con la scelta politica nel 2022 della destra italiana di sostenere il governo Draghi e portare l'Italia in guerra contro la Russia per l'Ucraina. L'Ucraina è un paese non NATO, l'Ucraina è un paese non UE. I fatti che ho raccolto, a mio avviso, dimostrano che la mia idea è una concreta e reale possibilità per le ragioni logiche già evidenziate anche nella bloggata precedente del contratto segreto Solving the Equation, il podcast precedente. Andiamo a vedere quindi la strategia di rigenerazione di Soros e i fatti attinenti al caso della professoressa Capua. Utilizzando come al solito internet come un database management system da cui trarre informazioni circa fatti, eventi da legare assieme logicamente. 31/10/1995, ricerca Repubblica, Soros laureato honoris causa a Bologna tra le proteste. La fonte è inquinata, ma è linkabile perché è relativa a tempi non sospetti.
1999, governo D'Alema, legge protezione umanitaria di natura prodiana. 4 novembre 2022, Repubblica, immigrati, sanatoria per 700.000 persone. Anche qui fonte inquinata, linkabile perché relativa a tempi non sospetti. 2006, inizio del delirante caso giudiziario della professoressa Capua. Nel 2008 la tecnologia mRNA sviluppò tecniche efficaci, fu finanziata da DARPA, ma è solo dal 2013 che la tecnologia mRNA ottenne i primi risultati. Open Police, arrivi di immigrati clandestini dal 1997 al 2020. Letta 2013, Renzi 2014-2016, Gentiloni 2016-2018. Totale di 690.412 persone. 7 giugno 2012, The Conversation, Eurozona, Doomsday, 90 giorni and counting. 6 dicembre 2013, EUNews, Grillo e lo speculatore George Soros hanno le stesse idee sull'euro. 7-3-2014, CNBC, Putin rebuff Obama as Ukraine crisis escalate. 29 marzo 2014, BBC, Ukraine crisis, Putin and Obama discuss diplomatic plan. 6 luglio 2016, Scienza in rete, Ilaria Capua prosciolta da ogni accusa. E ora chi chiede scusa? 12 luglio 2016, Il Foglio, la Capua prosciolta ma vittima del metodo espresso Travaglio. Wikipedia, Tommaso Cerno sostituì Luigi Vicinanza come direttore dell'Espresso dal 29 luglio 2016. Wiki, memoria, storia, governo Renzi dal 22 febbraio 2014 al 7 dicembre 2016. 1 settembre 2016, Catholic News Agency, Soros Money, tried to exploit Pope's news visit to influence 2016 election. 12 settembre 2016, George Soros, saving refugee to save Europe. Questo link è del Project Syndicate. Poi 16 settembre 2016, Secolo d'Italia, c'è George Soros, amico di Prodi, dietro le manifestazioni anti-Trump. 28 settembre 2016, fronte deputati.it, PD, dimissioni della deputata Ilaria Capua dal PD. 29 settembre 2016, Panorama, professoressa Ilaria Capua, ecco perché la scienziata si è dimessa da parlamentare. 2 ottobre 2016, Corriere, la sciatteria del Parlamento sul caso di Ilaria Capua. La fonte è inquinata del Corriere, ma è linkabile perché è relativa a tempi non sospetti. 15 gennaio 2017, Next quotidiano, Beppe Grillo e le scuse mai arrivate a Ilaria Capua. 3 maggio 2017, Repubblica, tutte le volte del Movimento 5 Stelle contro i vaccini, la rete smentisce Grillo. Attenzione, fonte inquinata, ma è linkabile perché è relativa a tempi non sospetti. 3 maggio 2017, AGI, Movimento 5 Stelle, non è contro i vaccini, ma due video dicono il contrario. 4 maggio 2017, ADN Kronos, Grillo, che ci faceva Gentiloni con Soros? 19 giugno 2017, Voce del Trentino, tutti i misteri di George Soros, il pirata della finanza, amico di Prodi. 6 luglio 2017, Giornale, così il governo Renzi ha dato il via libera alla grande invasione. 20 luglio 2017, Money, perché George Soros finanzia l'arrivo degli immigrati in Italia. 4 gennaio 2018, Il Giornale, così uomini di Soros hanno scritto il piano migranti del Movimento 5 Stelle. 19 ottobre 2018, La Stampa, gli eurodeputati PD sono finanziati da Soros. Scoppia la polemica sulle parole di Foa. Attenzione, fonte inquinata, La Stampa, linkabile perché relativa a tempi non sospetti. 11 novembre 2018, Globalist, alla gogna, quando i grillini gettavano fango sulla innocente Ilaria Capua.
20 novembre 2018, il giornale. Adesso lo dice anche la Fedeli, negoziamo la flessibilità con i migranti. 3 gennaio 2019, il Gazzettino. Volgarità e insulti contro la scienziata Capua, ma da Di Battista non arriveranno le scuse. 25 gennaio 2019, Wired. Le polemiche sull'incontro Novax organizzato da una deputata Movimento 5 Stelle alla Camera. 7 ottobre 2019, Fanpage, non solo Soros, più Europa, finanzia i politici. 15 ottobre 2019, ADN Kronos, ecco i finanziamenti di Soros ai movimenti e ONG in Italia, a radicali e PD. Poi c'è un filmato video di YouTube che vi consiglio di andare a darci un'occhiatina. 23 gennaio 2020, Wikipedia, lockdown a Wuhan. 15 settembre 2020, Il Tempo, quel legame milionario tra Soros e Papa Francesco, così l'ungherese finanzia i gesuiti. 16 settembre 2020, Investire Bids, la crisi del 1992, quando Soros buttò l'Italia fuori dallo SME. 11 settembre 2020, New Jersey, Covid-19. Covid-19 is not a biological weapon. 14 aprile 2020, Reuters, US military say, coronavirus likely occurred naturally but not certain. 4 ottobre 2020, Giornale di Sicilia, da Assisi, Conte, dopo l'emergenza l'Italia dovrà essere una comunità rigenerata. 29 settembre 2021, Open Online, le indagini contro la professoressa Capua iniziarono nel 2006 e si conclusero con l'archiviazione 10 anni dopo. SEC, Soros ebbe ad investire denari nel laboratorio cinese di Wuhan, poi abbiamo Pointer. George Soros has invested in Vuxi in the past, but he does not own it. 7 febbraio 2022, Imoji, Palù, in SARS-CoV-2, nel gene che produce la proteina Spike, pare inserita una sequenza di 19 lettere appartenente a un gene umano e assente da tutti i genomi dei virus umani, animali, batterici, vegetali sinora sequenziati. La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa 1 su un trilione. 8 marzo 2022, Sky TG24. Covid, si rafforza l'ipotesi dell'incidente in laboratorio. 1 marzo 2023, Euronews, Covid, per FBI la pandemia ha avuto origine in un laboratorio cinese a Wuhan. 1 marzo 2023, TGcom24, Covid, il direttore dell'FBI, dice molto probabile l'origine in un laboratorio cinese. 1 marzo 2023, NBC News, la Cina, China rejects FBI comments that the COVID-19 pandemic originated from a Wuhan laboratory leak. Eccoci qua! Questo, se volete andare a espandere i temi, trovate tutta una serie di fatti linkati e cronologicamente esposti per date, che pone a confronto la strategia di rigenerazione di Soros e i fatti attinenti al caso della professoressa Capua, con quanto è possibile rintracciare da internet utilizzando internet come un database management system. Poi c'è una serie di spunti, OSINT, spunti di riflessione sul tema della propaganda politica ai tempi Covid e non, affonda i mass media cattocomunisti comunisti di Herbert Berkowitz, Macdick Frey, questa è la versione aggiornata, quale fu il ruolo dei mass media italiani nell'epidemia Covid-19, propaganda e disinformazione nei mass media italiani con linea editoriale omogenea e coeva, avulsa dai fatti. Fake news, OSINT e demodoxologia, convegno sulle fake news senza l'OSINT per gli utenti. Ecco, questo è quanto. Una bella bloggata con tutta una serie di link, anche spunti iniziali di riflessione sulla gestione Covid-19. It took some time before formal guidance became available. PD, Movimento 5 Stelle e Leo vogliono la morte degli italiani per Covid. Una bella bloggata che vi invito ad andare a darci un'occhiata. E poi tutta una serie di link specializzati sulla strategia della rigenerazione di Soros. Ok, per questa puntata è tutto. Suppression of Enemies, Bacteriological Defense, la Pearl Harbor italiana nel 2008-2016. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.